Wilkins verso Fenwick, un servizio in avanti in direzione di Hadley che finisce per avere la meglio di due avversari quali Riccardo e Moser, e poi tocca molto bene in direzione di Barnes, sempre Barnes, parte di scatto, sta per entrare in area, pallone che va a terminare in rete, l'Inghilterra è passata in vantaggio con questo spunto di Barnes che ha trovata completamente impreparata la retroguardia brasiliana. Siamo al 44esimo minuto del primo tempo, azione si può dire personalissima di Barnes che ha superato ogni ostacolo, è giunto sotto misura, ha trovato il modo per battere con la punta del piede, anzi con un tocco di interno destro, per battere il portiere avversario Roberto Costa. Rivediamo ancora questa travolgente azione in slalom di Barnes, giocatore del Watford, veramente agli onori in questa circostanza. E oramai siamo al termine dei primi 45 minuti che si concludono con... Io faccio un'azione personale, come è successo nel primo tempo, col gol di Barnes, perché non vedo altra soluzione finora in questo momento. Intanto l'Inghilterra ha battuto con Wilkins un calcio di punizione, il pallone è stato deviato ora da Woodcock in direzione di Barnes che effettua questo centro e la palla va a terminare in rete, è stata nuovamente l'Inghilterra con Hadley, il giocatore del Portsmouth che ha potuto realizzare la rete ed è la rete del 2-0 che cade al 19esimo minuto del secondo tempo. Sentiamo Aldafini su questa seconda segnatura inglese. Ancora una volta si è dimostrato questo ala sinistra, questo Barnes, un giocatore veramente pericoloso, interessante, e ancora una volta ha propiziato questo gol. E direi che ancora una volta ha dimostrato la difesa del Brasile di non essere una difesa forte, perché lo stesso Terra non è uscito su questa palla e ha preso un gol che poteva forse essere evitato. Comunque la maggior